Francese di nascita, italiano di cuore, si era definito così in un'intervista all'icona del cinema internazionale Alain Delon. Il leggendario attore francese è morto oggi all'età di 88 anni. A dare la notizia sono stati i tre figli, si è spento serenamente circondato dai familiari. Il cinema internazionale è in lutto. L'interpretazione che lo consacrò giovanissimo come stella del cinema fu quella nel film Rocco e i suoi fratelli di Luchino Visconti. Nel cast di grandi attori c'era anche la bellissima Claudia Cardinale. Il divo francese si è spento nella sua abitazione ad Auge. Nel 1935, all'età di 17 anni, Alain Delon si arruolò nella Marina Militare francese e nel 1953 venne destinato al corpo di spedizione nel sud-est asiatico che partecipava alla guerra d'Indocina. Congedato nel 1956, il giovane Alain iniziò a frequentare a Parigi l'ambiente degli intellettuali e il mondo dello spettacolo e a recitare in teatro, finché la sua singolare bellezza e la sua bravura nell'affrontare ruoli anche modesti vennero notate da alcuni produttori cinematografici. Fu così che per il giallo Delitto in pieno sole, l'attore, scelto inizialmente per una parte secondaria, ottenne invece quella del protagonista. Quel film rappresentò per Delon un trampolino di lancio.